Pari e patta al Rubens Fadini fra Giulianova e Campobasso, che si sono divise la posta e anche i due tempi. Ma a recriminare maggiormente sicuramente la squadra di Francesco Giorgini, che dopo il vantaggio a freddo ha dilapidato diverse occasioni per chiudere la gara, riaperta poi da Todino prima di una ripresa deludente che ha visto gli ospiti sfiorare il colpaccio con Vitone. Pronti via di Giulianova, già in gol al settimo con Censori, che dopo un primo tiro ribattuto mette di potenza alle spalle dell'incolpevole Conti, che poi rischia tantissimo tre minuti dopo, quando Maurizio Nassi, dopo una splendida azione personale, supera alcuni avversari prima di allargare troppo il compasso mandando la sfera sul palo esterno. Inizio shock per i molisani, che dopo alcuni minuti di apnea riescono pian piano a scrollarsi di dosso le paure, anche se al 14° è Mariani per il Giulianova con una parabola deliziosa a far gridare ancora al gol i tifosi giallorossi. La squadra di Salvatore Vullo cerca di spostare il baricentro in avanti, ma quando attacca la formazione di casa fa davvero paura, così come accade alla mezz'ora, quando Mariani illumina e serve Esposito, che anziché tirare effettua un cross teso in area dove la difesa molisana riesce a spazzare, anche se con qualche apprensione. Emozioni anche nel finale di tempo al 43° con un tiro di Mariani ribattuto in area ospite dal capitano del Campobasso Minadeo, e poi pochi secondi dopo con una conclusione fuori misura di Gaetani prima della beffa con il pareggio di Todino, che servito da Marinucci Palermo approfitta di una bambola della difesa giuliese per mettere la sfera alle spalle dell'incolpevole falso nella prima vera occasione creata dai molisani. La ripresa si apre al 10° con un tiro alto di Mariani, poi più nulla fino al 37° con il legno pieno colpito da Vitone. Passa un minuto e gli ospiti chiedono un rigore per un contatto in area tra Di Gennaro e Falso, con Miele che lascia però proseguire. A protestare più degli altri è Vitelli, che dalla panchina molisana si vede sventolare il rosso dal direttore di gara Campano. Il finale di gara è confuso e infruttuoso per entrambe le squadre, con l'1-1 che alla fine non accontenta probabilmente nessuno. Noi potevamo chiudere la partita il primo tempo, io penso che è stata una partita due volte. Il primo tempo noi, il secondo tempo il Campobasso, che alla fine poteva anche vincere la partita. Infatti temevo molto questa squadra, perché mi fece una buona impressione a Campobasso. Noi abbiamo grandi problemi, come penso sanno tutti, a livello di società. Per noi, se arriviamo alla salvezza, quest'anno è come una vittoria del campionato. Partite bisogna chiudere quando capita l'occasione da rete. Purtroppo la categoria è questa. Come abbiamo sbagliato noi, ha sbagliato dopo il secondo, forse, il giocatore del Campobasso. Ma io sono sicuramente amareggiato e un po' arrabbiato, perché Fusaro doveva giocare fin dall'inizio. Io pensavo stesse bene completamente, invece la prima mezz'ora l'abbiamo dovuto regalare. E abbiamo dovuto supportare con un giocatore che era a mezzo servizio, e poi ci siamo messi bene, abbiamo raggiunto potevamo veramente subire il secondo gol, perché lì c'è stata una carenza anche di mentalità nostra, le solite cose. Guarda, come abbiamo preso il gol, ma c'era teso uguale, identico, quindi io continuo a ripetere sempre le stesse cose. Noi, se non ci prepariamo fin dal primo minuto a giocare sempre alla stessa maniera, noi queste cose le subiamo.